Il grande fallo. Eccolo qua. Mamma mia, non so come, con che forza. Il grande fallo. Si va al lavoro, ragazzi. Si va al lavoro, è venerdì. Noi ci buttiamo in una nuova avventura. Devo sistemare la macchina perché sono pieno ancora i cavetti del matrimonio. Non so se vi ricordate che avevo detto: dai, devo mettere questo qua, se no lo perdo. Difatti, le cose si perdono se non si mettono a posto. Mannaggia me. Comunque, sono partito qualche minuto in ritardo stamattina, purtroppo, quindi spero di arrivare pseudo giusto, ma già adesso vedo che c'è un po' di traffico. Non il massimo. In tutto questo, ragazzi, vi ricordate che mesi fa avevo comprato la DJI Action 3? Quindi quella pseudo GoPro però della DJI. Ecco, l'ho ridata indietro perché non mi ero trovato bene, c'erano delle perplessità al buio, non si comportava benissimo, non reagiva come speravo, e stavo pensando di prendere la 4, anche perché dalla 4 in poi si possono collegare i microfonini wireless, questo qua che utilizzo sempre con voi, e sarebbe top perché così ho la Pocket 3 che si collega, ho quella DJI Action 4 che si collega, e quindi io sono sempre coperto, e qualora comprassi una moto o facessi vlog in motorino potrei anche prendermi un supporto, collegare questa roba, così quella filma me, l'audio c'è perché c'è il microfonino attaccato al casco, quindi perfetto, solo che non rischio ogni volta di ammazzarmi perché non devo tenere in mano, vabbè che tengo in mano con la mano che ho le manone non di certo da fata, riesco a tenere in mano sia la Pocket 3 che il manubrio, quindi lì sono abbastanza coperto, però è sempre questa ripresa dal basso che non è il massimo. E questo per dirvi che ieri è uscita l'Action 5, quindi ci sto facendo un pensiero, adesso mi guardo un paio di recensioni, ma dovrebbe essere una bella svolta, perché molto importante, ragazzi, io sabato, cioè domani, vado a Torino perché con la famiglia andiamo a... noi siamo juventini, almeno la famiglia juventina, io non so neanche chi gioca nella Juve perché il calcio non mi interessa. Però non siamo mai andati a Juventus Stadium e quindi l'anno scorso per Natale i miei ci hanno regalato questo biglietto e quindi andiamo tutti, i fratelli, i maschi e mio papà. Quindi i maschi della famiglia devono con virilità e arroganza andare a Torino a vederci questa partita Juve-Napoli e sinceramente non so chi gioca, non so chi potrebbe vincere, non so assolutamente niente. Vado lì a far presenza, bevo delle birre, ma... e sarà estremamente spontanea, quindi magari se riesco vi porto con me e ci divertiamo un pochino, dai. Mannaggia ragazzi, finita settimana lavorativa finalmente, adesso devo capire se riesco ad andare in palestra perché devo anche editare video di questa settimana per voi mattacchioni che non sono mai riuscito in questi giorni, chiaramente il tempo è zero. Quindi adesso capisco se fare quello o se andare a fare un aperitivo, magari raccimolo fuori qualcuno. Poi stasera probabilmente andremo al campus perché hanno aperto il locale dalla stagione, cioè l'hanno in teoria rimodernizzato, ristrutturato, non lo so, qualcosa hanno fatto, mi è stato detto, e vediamo con gli altri come si fa. Niente ragazzi, altro che palestra, ma una giornata così di sole non va sprecata indoor, e quindi facevo una mini passeggiata, ho deviato, al posto che andare a casa ho allungato di 6 minuti di macchina e eccoci qua, adesso ci facciamo una piccola passeggiata, sta arrivando anche Albi, visto che oramai non è più periodo degli aperitivi perché durante la settimana sto provando un pochino a limitare, anche se oggi è venerdì quindi bisognerebbe festeggiare la fine, e no, invece adesso ci facciamo un'oretta fuori tranquilli e via. Ragazzi, la passeggiatina inizia, continua, anche se abbiamo beccato un posticino all'ombra. Un saluto alla fanbase. Esatto. Dal vostro Alberto, corrispondente dai bei posti. Esatto. Giusto. Adesso finalmente arriviamo al sole. Adesso andiamo al forte austriaco. Ci parli di questo forte? Solo che si chiama Forte John. Ah, davvero? Sì. Sulla dorsale preafita. Attenzione, questa è la dorsale preafita. Siamo a 5 km dal centro di Verona. Esattamente. Sul crinale della collina. Perdona, divide. Devo anche fumarlo. Perdonate.
la nostra guida si deve rifocillare. Dalla Val Squaranto, l'hai fatta vedere la Val Squaranto? Vabbè, adesso un pezzettino, quella pezzettino, è fa poco. Vedere dietro alle grate. Al ritorno. Perdonate. Al ritorno. E quindi dopo vi faremo vedere se riusciamo ad arrivare, parte il forte, dove è nata Verona. E qua si chiude. Rispondente dell'arena. Allora inquadriamo, facciamo a volo d'aquila. Tutto qua, il castello. Allora, prima siamo arrivati da lì. Fermiamo, ragazzi, un attimo il castello, zoomiamo sul castello per favore, regia. Perfetto. Zoomiamo la collina Musella. Perfetto, zoomiamo un attimo il forte. Là dietro. Ecco qua, potete capire che siamo su un crinale. Altezza stimata sui 2700 metri. Qua abbiamo, per questo che ho il fiatone, qua abbiamo le immediate vicinanze del centro storico, nello specifico il quartiere di Borgo Venezia. Al di là di quella collina, le torricelle, c'è il centro cittadino. Chiaramente. L'imbocco della Val Pantena, detta la Grande Val Pantena, dove qua raggiunge la sua massima estensione, tra la collina Torricelle e la dorsale Preafita, non dimentichiamoci, dove abbiamo i piedi, e là la più alta Musella che svetta, e un giorno andremo là in cima, dove vedete quel caseggiato giallo. Zoomare. 500 likes e raggiungeremo il caseggiato. Scusate, l'ultima chicca, zoomami il campanile di Ferrazze. Hai molta fiducia nello zoom. Ho molta fiducia nei nostri strumenti. Eccolo là, è quello. Ricordatevi questo nome, Ferrazza. Ragazzi, potete osservare, per i più accaniti di voi sapranno che io qua ho fatto un video musicale esattamente 9 anni fa. No. Probabilmente nessuno, con Andrea Baglio, un attore importantissimo. Quando voi non eravate quasi nati. Esatto. Come e vedete, niente. Forte austriaco. Guardate come tagliavano i mattoni, le pietre, cioè gli austriaci a nido d'ape. Noi italiani eravamo più intelligenti, li facevamo rettangolari. A loro gli piaceva questa geometria a nido d'ape. Ma perché è più resistente, scusa? Cioè distribuisce meglio il peso? Mi verrebbe da dire. Mi verrebbe da dire qualcosa di simile. Proseguiamo con l'esplorazione. Proseguiamo. In questa fitta foresta fatta di storia e arbusti. Archeologia militare. Ragazzi, ho detto tutto. Archeologia militare. Oh, questa è la corda che si può utilizzare per salire sopra il forte, ma noi ragazzi non lo faremo. Se ne può fare anche a me. Esatto, esatto. Però l'ho fatto a 21 anni e quando voi forse non eravate nati. Esatto. E ragazzi, a 500 like, oltre che la casetta gialla, cosa che abbiamo detto prima, sopra la chiesetta. Hai detto 500 like, andiamo a visitare la... Ah, l'hai detto tu, beh, ah, no, sì. Andiamo anche prima, dici, perché se aspettiamo 500 like. Io <Andiamo più. ride> A 600 saliremo sopra questa cresta. Sì. E niente. E ce ne date 700. Vi spediamo anche un sex tape di Lorenzo. Esatto. Ragazzi, questo ragazzo è il paradiso, perché abbiamo la Val Squaranto. Bravissimo. Un volo d'aquila. A volo d'aquila. Il monastero di San Fidenzio. Lui. Zuma. Si vede un cazzo. Vabbè, forte di San Fidenzio. E poi da questo lato abbiamo la bellissima Val Pantena. Val Pantena. La Val Pantena, ragazzi. Ma c'è di più. E non finisce qui. Non finisce qui. Perché qua è dove veramente è nata Verona. Chi vi dice Verona, Castel San Pietro, l'accampamento romano, bullshit. Okay. Sto scoprendo qua, anch'io delle cose, ragazzi, che non questo sapevo. Qua è una... Questo elemento a forma fallica. Questo qua è il piloton e rappresenta effettivamente un grosso pene, simbolo di fertilità. Simbolo di fertilità in direzione centro di Verona. Che gli antichi preistorici, antichissimi. Sì. Stiamo parlando che Gesù era ancora piccolo. Gesù era in fascia. Forse Gesù non c'era ancora, si è saltato il nonno di Gesù. Chi era il nonno di Gesù? Nessuno lo sa. Non si sa. Geppetto. Esatto. E questo in direzione Verona, simbolo di fertilità, per dire qua, ragazzi, sorge la si prima scopa. Pietra. Qua si scopa. Allora abbiamo il Romeo e Giulietta, da lì è nata, immagino. Attenzione, abbiamo i solstizi anche, le strade dei solstizi, sorgere del sole il 21 giugno. Allora, oggi è il 20 settembre, andiamo al solstizio 21 giugno. No, strada Montinare Montorio. Ho fatto male, pensa. No, finisce.
solstizio d'estate, il sole sorge di qua e tramonta di là, e qua c'è esattamente l'est. Vedete la collina della Musella, guardate che imponente che è, guardate, è lunga, va fino su ai Monti Lessini, zoomare ai Monti Lessini, guarda che roba. Tu saresti un ottimo Alberto Angela, sì, qua, da lì il nome, da lì il nome. Devo fare allora un po' di... dovremmo aprire una... Aspetta, scoditi. Aprire una rubrica di i percorsi scaligeri. Adesso voglio questo titolo, hashtag percorsi scaligeri. Mi aspetta però, aspetta che mi sa che ho premuto un tasto. No, ci sei. Ti è collegato? Sì, vai. Cos'è questo, Lori? Ah, la cover. Quello in basso è una, si chiama filtro ND. Il piloton. Volo d'aquila. È tutto documentato. Certificato. Preafita o piloton? Perché dorsale preafita? Perché è la dorsale del piloton. È un megalite, forma fallica, fertilità, spostamenti degli astri, calendario, fondazione di Verona, 148 avanti Cristo, anche il bisnonno, forse il trisnonno di Gesù, ecco. Cioè, io pensavo stessi sparando stronzate. No, 2,25 m, misura altezza ridotta rispetto a quella misurata nel 50, causa per un fulmine maledetto. Un fulmine, vedete? Cioè, lui aveva comunque una cappella più ovalizzata. Certo, però poi... Invece adesso è un po' ruvido il piloton. Attenzione! Dal piloton partono ben 5 sentieri. Verso nord, complesso di San Fidenzio. Nord-est, Mizzole. Sud-est, Montorio. Sud-est è di là, Lori. Sud, la dorsale, ovest, Novaglie. Interessante. Yeah. Vediamo un po'. Ragazzi, stiamo tornando in patria, perché mi devo preparare, perché probabilmente stasera in corner mi è stato chiesto di andare a fare le foto in discoteca, locale che io non ci vado mai, perché dai, cazzo, siamo ancora c'è in estate. Di sbo. Ragazzi, la cosa divertente è che alla fine vado a lavorare. Io, cioè, tipo 3 ore fa ero stanco, morto. Sono andato a casa di amici, sì, abbiamo fatto tutta la sera a guardare i shorts di YouTube. Cioè, come quanto devi essere sfigato per guardare i shorts di YouTube? Abbiamo fatto quello. Adesso, tra 10 minuti, devo essere già in discoteca. Io sono morto, voglio già andare a letto. Anzi, volevo andare appunto a letto da ore, da mo. Però gli affari sono affari. Mi tocca. Come vecchi tempi, non so da quanti anni è che non andavo a fare foto in discoteca. Discoteca... È un bel po' di anni. Serata ogni tanto mi capita, mi chiedono così, però questa improvvisata... Ehi, stasera, domani sera, via. Domani sera per me sarà impossibile. Anche perché torno da Torino e quant'altro, non ce la facciamo. Stasera... Potrei, che poi finisco alle 3 di notte e domani alle 9 devo essere in piedi, perché alle 9 e mezza partiamo per Torino. È il tempo di vivere. Dove lo trovo? E domani finiamo alle... La partita finisce tipo alle 8. Il tempo di mangiare, tornare a Verona sarà mezzanotte e un quarto, così a mezzanotte e mezza dovrei già essere in discoteca a lavorare di nuovo. Ma sti capelli oggi non ce la facemo. Niente, ragazzi, questa è la situazione. Adesso il buon Lorenzo va a lavorare. Ho lavorato stasera, ho fatto le foto e adesso sono le 3. Fate foto in discoteca, vabbè, era una vita che non lo facevo, mamma mia, le miserie. Ma mi sono anche divertito, a dire la verità, non è stato neanche troppo pesante. Comunque adesso torno a casa e vado subito a letto sparato, anzi mi sa che prima devo fare il backup di tutti i video e le foto, perché poi domani in macchina devo editare. Comunque, ragazzi, solite raccomandazioni, per supportarmi dovete iscrivervi,
commentate se il video vi è piaciuto e che tipo di video vi aspettate la prossima volta, perché questa è tutta un'avventura. Attivate la campanella, mi raccomando, e il dio algoritmo, cosa dico sempre, si sfama delle vostre interazioni con il canale, quindi su numerosi mi fate solo che piacere, ragazzi, così io continuo a fare questo progetto mio personale, daily vlog in questa avventura, vi rendo partecipi e dai, domani sarà una giornata infernale, ragazzi, non so neanche quanto riuscirò a filmare perché sono con la famiglia e tutto, e quindi vediamo, ragazzi, ciao.